Ecco, ora abbiamo in linea dall'Ungheria Federico Sollazzo che ci racconterà in che modo lui è entrato nella collana di Pratica Filosofica che dirigo. Soprattutto ci tengo a sottolineare che è il primo libro di carattere scientifico che viene pubblicato nella collana. Federico, dai, raccontaci. Innanzitutto io vorrei ringraziare ovviamente sia l'editore che te Maria di far parte di questa collana perché è un'opportunità che mi rendo conto nasce da una considerazione nei confronti del mio lavoro per la quale ovviamente ringrazio sia te che l'editore. E questa nuova forma, nuova che ormai si sta affermando, degli ebook, a volte affiancata anche dall'opzione print on demand, penso che sia molto utile oggi quando i confini territoriali risultano molto più sfumati che in passato. Anch'io, ad esempio, appunto, lavoro in Ungheria, all'Università di Szeged, lavorando parzialmente in italiano, parzialmente in inglese, e quindi poter pubblicare attraverso queste soluzioni informatiche che bypassano i confini territoriali e parzialmente anche quelli linguistici, ovviamente è molto utile e comodo. In due parole, per non annoiare il lettore, magari per lasciargli anche il gusto poi di andare a scoprire se vorrà il libro scaricandolo, questa mia prima pubblicazione con voi, spero che poi ce ne saranno altre ovviamente. È intitolata Tratto totalitarismo e democrazia, la funzione pubblica dell'etica, e in breve il mio approccio, la mia prospettiva è quella di trattare totalitarismo e democrazia non solo e non tanto come fenomeni storici, quindi come categorie sociali e storiche, ma più che altro come categorie filosofiche. Categorie filosofiche perché evidentemente questi fenomeni si danno all'interno di particolari rapporti concreti, sociali per mezzo e sono anzi dei concreti rapporti sociali. Però io ritengo che se ne possa estrarre un'ontologia che poi rimane applicabile a situazioni che storicamente e socialmente possono sembrare diverse, ma che in realtà spesso nascondono un sostrato molto simile a quelle, alle categorie storiche precedenti con le quali siamo comunemente abituati a far coincidere il totalitarismo e la democrazia. E così magari si può anche scoprire che in qualche modo qualcosa della, ontologia del totalitarismo storico è passato anche nelle democrazie occidentali e esserne consapevoli penso sia fondamentale per tentarne un miglioramento ed una immunizzazione da questo tipo di problema. Ecco, non credo che si debba essere semplicemente entusiasti dell'aver sconfitto nella seconda guerra mondiale i totalitarismi storici e metterci una pietra sopra, ma bisogna vedere se quanto di loro è passato anche in qualche modo nell'ontologia delle società contemporanee e cercare di immunizzarci da questo problema. E ritengo che, e questo spiega il sottotitolo, un'etica pubblica possa essere la guida per cercare di orientarci all'interno di questa problematica, tant'è vero che la sezione centrale di questo volume è dedicata anche ad una mappatura delle cosiddette etiche applicate più importanti che sono emerse recentemente e che, nominandole semplicemente come una lista, sono il liberalismo, il comunitarismo, il neocontrattualismo, il movimento della riabilitazione della filosofia pratica, la cosiddetta etica della responsabilità e tutta la filosofia che ruota attorno al concetto di alterità, prevalentemente di stampo francese. Per concludere, l'ultima sezione del libro è dedicata ad una proposta di pacificazione sociale che io cerco di costruire a partire da quella che nomino come antropologia essenziale, cioè come quel minimo che possiamo avere in comune, indipendentemente da qualsiasi altra caratterizzazione, e lo ritrovo in due pilastri che sono la biologia e l'emozionalità, che non è emotività, l'emozionalità, e a partire da questo tento di costruire una prospettiva sociale che possa essere unificante a partire da questo nucleo antropologico, fino a quanto non cambieranno le caratterizzazioni biologiche ed emozionali che abbiamo, da questo nucleo antropologico che ci caratterizza tutti, indipendentemente da qualsiasi altra caratterizzazione. Benissimo, Federico, grazie.